Chicco! Vai. Ciao mamma! Vai. Passa per la vicina! Vai! Gruppo Marvel! Gliel'ho risistemata, è Thomas comunque la telecamera, ho messa un pelino più bassa. Sì. Ok. Cos'è da voi? Da qua? Come da voi, il pezzo a piedi, facciamo un pezzettino quando... auguri. No, ma non da solo. Vai. Fibra, eh? Ma sì. Andiamo? Sì, no. Svitali Siri invece è mio, gli ero. Ma guarda che distacca, gli ero. Dai, accendi, accendi! Stiamo dietro un attimo, lasciali andare. Dai, dai che col piano, bravi! Lo schizzo lo spiro. Dai che lo si spiano adesso. Chiuso, pompa! Dai! Vai Angelo, bravo! Ehi, dai, dai, calcio! Vai Angelo, 4 e 13, 4. Guarda lì che ride! Hai Beppi! Hai cattivo! Che traccia! Vai Simone!
via. Dai Ciccio! Dai, bravissimo Ciccio! Sbagliate, sbagliate, no. Sono Andrea! I primi due devo fare un altro giro. Guarda, menti mettere i segnali. Magari aspetti in cantiere, io ho la pistola. Bravi ragazzi! Ali, 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 ali. Ma dopo voi ci state. No, beh, ma mi resta chi lo sentate. Senti... State larghi sulle cunette! Non guardo se sono vicino. Hai rotto lo scappo? Facciamo. No, esageriamo. Troppo. Oh sì, però. Voi stoppate. Grazie. Com'era? Bella. Anche la discesa. Quando voglio. Graziano Boscacci e Paolo Moriondo, Polisportivo Bosaggio e Sicile Valtartano, vincitori, 26esima, Valtellino Robie.
Graziano, com'è stata questa gara per te? Il sapore, vincere a casa ha sempre un sapore speciale, penso. Beh, vincere qua in Albusaggia per me è sempre una grande soddisfazione. Poi, calcolando anche che adesso comincio ad andarci un po', neanche con l'età, però agonisticamente sì, diciamo che sono diventato un vecchio purtroppo, però vincere qua in casa è sempre bellissimo. Poi in un percorso con un scenario del genere, beh, adesso qua vedete tutto nuvoloso, però in alto c'è il sole ed era una bella giornata. Esattamente, Paolo, proprio questa domanda volevo fare a te. Qua in basso siamo avvolti nella nebbia, ma su mi ha detto che era uno spettacolo incredibile, fra l'altro con una neve di qualità, diciamo, notevole. Sì, la notte è stata aiutata, il percorso è bello, tanta neve, 20-30 centimetri, lo scenario dell'Orobio è magnifico, il meriggio è sempre mitico e poi corre con Graziano che è un amico e una leggenda dello sci alpinismo, è un onore correre e vincere ancora di più. In Albusaggia poi. Bisogna bastare così. Sei stata bravissima. Ah, in discesa. È cacciata oggi. Ah? Sì, che... quasi quasi, grazie, brava Chiara, un bacio, brava, dai, sei riuscita a tenere tutta, brava, bella. Poi ok, vai Cagliari Orietta, Innerhofer Andrea, una coppia inedita che però ha dato grandi risultati, infatti è loro il primo posto della 26esima Valtellina Robe. Orietta, non è la prima volta che vieni qua in Albusaggia, ma qua ti sei sempre tolta delle grandi soddisfazioni. Sì, mi sa che è la quarta volta che vengo, infatti vengo sempre volentieri perché so che gli amici di Albusaggia trovano sempre un percorso bellissimo. E quest'anno così è stato, nonostante non ci fosse tantissima neve, hanno scelto trovato un percorso eccezionale. Mi sono divertita, è stato bellissimo e sono contenta di essere ritornata. Certo, Andrea, è la prima volta che tu vieni qua in Albusaggia, però ti sei tolta subito lo sfizio di vincere una gara prestigiosa come la 26esima Valtellina Orobie. Raccontaci un po', come hai trovato il percorso e come hai trovato la gara? Come Orietta ha detto, il percorso era bellissimo, era un po' lungo, un po' freddo, no, era bellissimo, una gara bellissima, no, posso dire ci sono divertita. Questo, mi sono divertita a fare la gara con Orietta insieme. Esatto, questi muri dalla partenza, Orietta, sono sempre un ostacolo ostico difficile da superare, ma voi ci siete riusciti a pieni voti. Sì, me le ricordavo infatti queste partenze così ripide e infatti siamo partite un po' con calma perché sapevo che poi appunto era ripida la prima salita e pace per la seconda che era bella scorrevole, però insomma ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato un po' di maschietti. Esatto. Voi non avete mai, Andrea, battagliato con le vostre dirette avversarie che di fatti hanno chiuso il traguardo alcuni minuti dopo di voi. Voi avete subito impostato il vostro ritmo e siete andati per la percorso gara col vostro passo. Laurietta e io abbiamo fatto i nostri passi. Laurietta fa il passo suo e io il mio passo, perché io sono come un diesel, io sono un po' lenta all'inizio e poi mi scaldi. No, io so come Orietta va perché abbiamo fatto insieme l'Adamello l'anno scorso, quei 7 ore. Allora, noi...
siamo abituati.